Abbiamo visto davvero i donatori arrivare qui, facce che noi immaginavamo soltanto, non conoscevamo, e vederli qui è stata un'emozione fortissima. Adesso, dopo che ci siamo ripresi da queste, veramente, da queste emozioni forti, guardiamo i prossimi anni. Adesso Admo si prepara ai prossimi 30 anni della propria vita. Io dico sempre che la mia speranza è quella di chiudere l'associazione, perché significa che abbiamo sconfitto la leucemia. Sono trovata nella condizione di dover subire un trapianto di midollo osseo a causa di una leucemia. E due fratelli, entrambi non risultati compatibili, e quindi è partita subito la ricerca nel registro dei donatori anonimi. L'ho trovato, sono stata fortunatissima, e dal 2017 ho avuto l'opportunità di continuare a vivere una vita ancora più piena di quella che era prima, perché poi si rimane con la consapevolezza di quanto sia importante recuperare quel tempo che se ne stava andando. Collaboro con Admo da quel momento, proprio perché ho ritenuto giusto mettere a frutto questa mia esperienza per diffondere il messaggio che far parte del registro dei potenziali donatori è un'opportunità importantissima per chi si trova a vivere certe situazioni, certe esperienze. Donavo già il sangue da un paio d'anni e ho detto perché no, tipizzarsi per potersi mettere a disposizione per provare a salvare la vita di qualcuno che chissà, prima o poi potrà averne bisogno. E sicuramente un gesto di altruismo, un gesto che tutti possono fare, tutti dovrebbero fare. Non c'è nulla di pericoloso, non c'è nulla che non sia niente più di un intervento che si fa dal dentista, dal dermatologo, la semplice donazione di sangue che non ha effetti collaterali. Quindi sì, un gesto di altruismo che solo quando facciamo, e come è stato detto anche nell'intervento della festa di oggi, solo forse quando ci riguarda più direttamente riusciamo a capire, ecco, riuscire a capirlo prima e riuscire a rendersi disponibile, mettersi a disposizione per questa cosa è una soddisfazione impagabile.